Dopo un acceso dibattito in aula con 23 voti favorevoli e 13 contrari, il Consiglio regionale ha approvato l'integrazione alla nota di aggiornamento del documento di economia e finanza regionale. Ma io direi che la manovra economico-finanziaria, che ha principalmente l'obiettivo della chiusura del bilancio 2021 del bilancio sanitario, quindi della materia più importante che la Regione si trova a affrontare come competenza in via esclusiva, è stato molto positivo, perché questo consente di rimediare a ciò che le spese per il Covid avevano portato a espandere il bilancio 2021. Noi sostanzialmente abbiamo dovuto trasferire in complesso in un anno e mezzo più di 400 milioni, tutti sulla sanità, per poter chiudere, ma ce l'abbiamo fatta con l'obiettivo fondamentale, non gravare con ulteriori imposte e tasse ai cittadini. Tutto all'interno del bilancio senza aumentare le imposte. Fortemente critiche invece le opposizioni, secondo cui l'aggiornamento è un atto vuoto, privo di scelte concrete, incompleto e conservativo. Il governatore Gianni sta portando avanti un modo di fare che non ci piace, che rifiuta la condivisione, la partecipazione, il dialogo con le opposizioni. In Regione Toscana continua un immobilismo, un conservatorismo che non è degno della storia della nostra regione. La situazione è veramente complicata. Ci sono tantissime criticità che ancora una volta pongono questa giunta in un ruolo di subalternità da una parte alle forze di maggioranza della regola in consiglio, dall'altra al sindaco della città metropolitana.